Ragazzi, mi sto pigliando il cappuccino, sto seduta sopra la panchina. È perché presto devo salire alle 11 allo studio. Mi sto pigliando il cappuccino, guardate com'è bella questa tazza. No, vabbè, qua fanno un cappuccino bellissimo dove sta. Lo studio di mia sorella è esagerato. Il posto è esagerato, è un po' come Napoli centro, giù Napoli dove sto io. Beh, sono belle, bellissimo qua. Fini di bar qua sanno, questo è un bar. Io mi sono seduta sulla panchina e mi sto bevendo il cappuccino. Bellissimo, è bellissimo dove lavora mia sorella. E niente, fra poco salgo sullo studio. Allora ragazzi, sono ora uscita dallo studio. Ora mi sto andando a fare una passeggiata e devo capire che non mi ricordo più per arrivare. Io mi sono dimenticata proprio tutto, per arrivare alle bancarelle, non mi sperdo, perché non mi ricordo proprio più. Speriamo che non faccio il giro del mondo, mo. E quindi ragazzi, quando arrivo alle bancarelle, vediamo che mamma mia, qua stanno mangiando, quanti bar ci sono, c'è la Coin, bello, mano, che bel posto, sta Monica, e come da me ragazzi, c'è giù Napoli, è troppo bello qua. Ragazzi, mi piace un sacco, non fa niente che ballate un poco, perché non ho lo stabilizzatore, poi me lo comprerò. Là stanno i vestiti, stanno i vestiti, là le bancarine dei vestiti. Poi c'è qua c'è anche l'OBS che non l'avevo visto proprio, la musica. Bello, sentite la musica, che bello, mamma mia, guardate quanti nego, questa... Quanti negozi stanno qua, bel posto sta Monica, a lavorare. E comunque, questo è un altro bar, io non so nemmeno se vedete. E niente ragazze, ci aggiorniamo, io mi sembra che non ho capito dove devo girare, ci aggiorniamo. Allora ragazzi, ho trovato le bancarelle, perché non mi ricordo proprio più niente, è una vita che io non vengo più qui, proprio una vita, eccole qua, vediamo che riesco a farvi vedere. Bello, le ho trovate! Ma veramente ragazzi, era un secolo che io non venivo qua giù. Ho detto no, mo che sono andata. Che l'altra volta pioveva, mi sembra, che quando vieni l'altra volta, due settimane fa di mattina. Quindi pioveva e non c'erano, quando piove non ci sono. Ho detto no, mo ci devo passare. Bello! Adoro bancarine. Scarpe, le pantofoline. Le scarpe che me le devo comprare pure io. Bello quelle là. Mi piacciono. Io sono difficile. Pure qua. Perché queste sono anatomici. Vabbè ragazzi, poi vi filmo dopo. Ragazzi, allora sto andando da mia sorella e niente, ora se riesco a filmare vi faccio vedere che entro nel cinesino, perché passo pure per dal cinesino. E niente, sto andando, come sono belli questi fiori, dove sta Monica, stanno un sacco di fiori, ragazzi, come sono belli, non so nemmeno che fiori sono. Belli, ma che... Non lo so ragazzi che fiori sono, come sono belli, li volevo fare vedere, ma che belli, ci aggiorniamo.
Ragazze, ciao, sto con Federica nel bar, vedete ragazze? E allora ora Federica, Federica, tu che cosa hai preso? Il caffè. Il caffè, come l'hai preso questo caffè? Al bar. Al bar, com'è il caffè, come l'hai ordinato? Schiuma. Con la schiuma. E quindi a te ti piace. Poi di chi sei messa per scendere oggi? Il foulard. Che cosa? Ah, pure la signora tiene il carrello come te, zia. Ah, noi teniamo che andiamo a fare la spesa ora. Questo è nostro, è rosa. E saluta le ragazze. Ciao ragazze, ciao ragazze. Ciao ragazze, allora siamo andate al Todis. Allora ho preso questo, lascio i pavimenti. Oh, questa è Federica che parla. Poi ho preso questo qua, Monica, i rotoloni piccolini, la carta igienica Corona. Questo è molto buono, è la linea del Quasà. Io non mi trovo perché per me è troppo forte, invece lei si trova. Poi due buste di latte, siamo andati al Todis. Questa è questa marca qui. Poi ho preso una bottiglia d'olio a lei, una bottiglia di olio a me. Federica che urla. Questo insomma in offerta 6 euro, questa linea qua, questa marca qua, il Saggio Olivo. Poi due lattine di Coca-Cola, poi i popcorn buoni. Poi siamo andati, e poi siamo andati in un altro negozio, sempre qui vicino. Abbiamo preso allora due spazzoline, poi questo contenitore, cestino da mettere nel bagno di Monica. Questo l'ho preso io perché così non devo andare dove abito io. Poi i bicchieri, poi ho preso queste due spugnette troppo carine. Ecco, mi servivano le retine per la macchinetta del caffè. E questa è roba mia. E poi questo qui per mio fratello per fare mettere le cose dentro. E niente ragazze, ho fatto questo piccolo... naturalmente viene messo nel video, nel vlog Todis. Ciao ragazze!